Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Video svuota la spesa. Infatti avevo il frigorifero completamente vuoto, quindi sono stata a fare la spesa e ho comprato un po' di tutto. E ora vediamo insieme che cosa ho comprato. Allora, innanzitutto mi ero dimenticata di farvi vedere queste buste che ho preso all'IKEA. E sono quelle, i classici sacchetti per congelare. Questi sono quelli più grandi e questi invece sono quelli medi. Cominciamo subito, partiamo prima dai detersivi. Allora, partiamo subito con questo detersivo di Mauris, che è un detersivo per lavatrice professionale che lava molto molto bene e ha un profumo veramente fantastico. Mi ci trovo bene, è già la terza volta che lo compro e continuerò a ricomprarlo perché mi trovo veramente molto molto bene. Poi ho comprato dentifrici, questi per noi sono perfetti. Pasta del Capitano è un'ottima marca e ho preso questo antitartaro, poi ho preso questo protezione placca e carie e poi il mio preferito che è quello allo zenzero con antibatterico e poi gli indispensabili per me, quindi i dissolvimacchie per inchiostro, biro eccetera eccetera, poi lo smacchiatore per lubrificanti, oli, catrame e cera. Ho preso anche l'olio persona perché ormai l'avevo quasi terminato e mi occorreva. Poi sono passata all'Eurospin e ho preso i panini per la merenda di mia figlia, le piadine sfogliate, due confezioni, perché ogni tanto ci piace farci la piadina, ci piace farci il kebab a casa e quindi preferisco comprare queste. Anche se a dire la verità ultimamente me le stavo preparando da sola e devo dire che erano veramente ottime, però queste oggi erano all'offerta quindi abbiamo deciso di prenderle. Ho preso anche dei panini per hamburger e del pane per bruschette. Poi ho preso dei cracker sempre per la merenda della bambina a scuola, questi tortillas perché a noi piace molto fare la guacamole e quindi c'è questa nuova linea che volevamo assolutamente provare, i cereali per i bambini perché ultimamente stanno mangiando questi qua a forma di pallina e poi due pacchi di farina. Poi ho preso dell'orzo solubile per la colazione, due pacchi di questa carta igienica qua profumata, poi ho preso un pacco di dischetti di cotone, un pacco di spugne per lavare i piatti, un detersivo per lavare i piatti, la candeggina spray per pulire il bagno, disinfettante per lavatrice, non ne posso fare a meno, voi lo sapete, l'anticalcare in gel, un deodorante per ambienti, per quando qualcuno va al bagno. Poi ho preso questa acqua micellare della linea EcoBio di Fior di Magnolia e anche la crema per il viso bio da utilizzare magari la sera. E poi, questi non li avevo ancora mai provati, e poi ho preso, dato che l'avevo terminata, la crema per il viso. Non ho mai provato nemmeno questa, è una crema anti-age, effetto lifting. Farà l'effetto che fa, insomma, però l'ho voluta provare. E poi questo set di coltelli, questi li ho presi perché ognuno di questi ha il suo coperchio, in modo tale che quando io infilo i coltelli nel cassetto poi non ci sia pericolo per nessuno di tagliarsi le dita. Poi ho preso olio per friggere, olio di semi di girasole, olio extravergine di oliva, olive nere, una confezione di mais, questo mi piace tantissimo soprattutto per le insalate, una confezione di insaporitore per arrosti e una confezione di insaporitore per patate, questo lo uso appunto per le patate, questo sul pollo, sulla carne che faccio arrosto, due passate di pomodoro biologico, erba cipollina e rosmarino, miele di castagno biologico e marmellata di mirtilli neri bio. Poi ho preso una cassa d'acqua, poi ho preso un sacco di patate da 5 kg, un pacco di uova, un pacco di sale fino, un pacco di zucchero, spaghetti, ditalini rigati, ditali rigati, mezze penne, altre mezze penne, gnocchetti sardi, fusilli e mezze maniche, poi due confezioni di pesto, una confezione di feta, due confezioni di grana padano DOP, la scamorza affumicata, due basi per pizza, non perché io faccio la pizza con questa base ma mi serve per altre preparazioni, e poi un panetto di burro.
ho preso degli affettati della mortadella, della spallacotta e del salame ungherese. Con questi io ci faccio delle preparazioni. Allora, la mortadella la uso nei ripieni, la spallacotta quando faccio torte o pizze rustiche e il salame quando faccio le crespelle con i funghi oppure con l'emmental e il salame. E poi della pancetta arrotolata. In realtà questo tipo di pancetta, oltre che utilizzarlo per cucinare, mi piace anche così da mangiare subito. Poi ho preso questi tranci di pizza che sono i miei preferiti in assoluto. Sono buoni già da mangiare così senza niente, oppure se volete arricchirli potete metterci qualcos'altro sopra. Ma sono già condite con dei pomodorini e una salsina verde che sembra quasi pesto. Sono una delizia. Poi ho preso carne, ma non tantissimo. Ho preso cosce di pollo, ho preso petti di pollo e della carne macinata. Poi ho preso una zucca, un cavolfiore, delle melanzane, delle zucchine, peperoni rossi, peperoni gialli, carote, del mais, un radicchio, dei ravanelli. Questa verdura era freschissima, l'avevano appena portata. Del sedano, dei porri, un peperone verde, delle cipolle, quelle arancioni sono le mie preferite, quelle dorate cosiddette, le preferisco in assoluto per tutte le preparazioni, dei cetrioli, pomodori verdi e pomodori a grappolo, insalata, una verza, dei finocchi e della rucola e poi un po' di frutta. Ho preso delle pere, banane, qualche clementina perché ormai non è più periodo, un paio di kiwi, tre mele e delle fragole. Bene, e io con questa spesa ho terminato, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.